Massimo Moratti ha deciso sì a Erik Thohir come nuovo socio dell'Inter, ma nella posizione di azionista di minoranza. Il presidente della società neroazzurra romperà gli indugi nei prossimi giorni e deciderà di accettare la proposta del multimilionario indonesiano, ma non la prima, ovvero quella di cedere l'intero pacchetto azionario neroazzurro allo stesso Thohir in cambio di circa 300 milioni di euro. Andrà invece in porto l'operazione che consentirà all'aspirante acquirente di rilevare circa il 40% delle azioni dell'Inter stessa in cambio di una somma oscillante attorno ai 200 milioni di euro. L'indiscrezione è trapelata oggi pomeriggio da ambienti vicini all'Inter e molto bene accreditati e conferma una linea di tendenza che era già emersa nei giorni scorsi ed era stata indirettamente confermata dalle ultime dichiarazioni dello stesso Massimo Moratti, il quale conta sull'apporto del socio indonesiano per rilanciare l'Inter ai massimi livelli, ma ha deciso di non cedere ora la società che appartiene alla storia della sua famiglia, così come la famiglia Moratti appartiene alla storia dell'Inter. Ora si tratta di capire quale sarà la risposta di Thohir, che a più riprese tramite i suoi emissari ha lanciato messaggi molto significativi e molto importanti anche ai milioni di tifosi neroazzurri per rassicurarli sulle sue intenzioni e sulla sua volontà di costruire un Inter sempre più grande e sempre più competitiva.